Eh sì, devo dire che Cristina ci ha preso gusto venire a Tanta Salute, ma perché? Perché ogni settimana raggiunge un obiettivo, è così Cristina? Sì, ciao Cristina, ben ritrovata, ciao. Ciao ovviamente a Lorena Marsiglia, perdonami se sono partita con Cristina, però benissimo. Ragazzi io leggo le schede, cioè tu dall'ultima volta hai perso 19 centimetri. Sì certo, con i bendaggi che faccio periodicamente, anzi settimanalmente presso il centro, sia caldo che freddo, e quindi questo è... Drenaggi. 143 centimetri totali, settimana scorsa era 124, sì, ecco. Sì, 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 quindi con la costante... Su tutto il corpo, sì, eh? Sì, le foto, sì, raccontiamolo, che non sono state aggiornate perché non riusciamo a star dietro. No, non sono aggiornatissime, cose, no. Vogliamo la foto in costume, sì, Cristina. Sì, dalla prossima volta, dalla prossima, sì, volta aggiorniamo, sì, anche le foto. Ma guarda, sì, già, sì, qua nell'immagine della sì, Sobì è un'altra, sì, sì, un'altra, sì, figura. Sì. Sì, sì, sì. Beh, si ricordiamo vede... Cristina quanto avevi perso con la 5 giorni, per chi magari non ti ha mai conosciuta. Io ho perso 5 kg nella dieta dei 5 giorni, nell'alimentazione dei 5 giorni. Un successone è stato, e che mi ha dato la spinta poi per ripartire, cioè di partire, non ripartire, per partire, per iniziare questo percorso. Beh, ripartire sì, perché tu nel corso della tua vita, insomma, sì, hai fatto delle diverse diete. Con scarsissimi risultati, se non nulli, mentre con questo nuovo percorso che ho iniziato ha portato grandissimi risultati. Ecco, nonostante le delusioni passate, che cos'è che ti ha avvicinato a vivere snella? Allora, la qualità sicuramente del centro e anche... Ma come l'hai conosciuto? Io in TV, io ho visto in TV e quindi mi sono informata, sono andata sono tutti uguali i centri, sono diversi su Milano. Io per comodità ho preso il più vicino a me, che io attualmente vado via Grigna, però sono tutti identici, con gli stessi servizi, con lo stesso staff, quindi però io ovviamente vengo da Lissone, quindi ho preso il più vicino per me. E per me. Te è in Grigna, ovviamente ci, sì, sono tanti centri, li vedete elencati insomma nelle, sì, nostre grafiche, Corso Venezia, Viale Papignano, che è bello, bello grande, insomma c'è spazio per tutte, sì, 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 c'è spazio per sì, tutti, c'è in Brunelleschi, in Grigna, che è qua vicino alla sede di Tele Lombardia, sì, insomma, Corso Venezia, offrite alle persone tante possibilità per tornare, insomma, a sentirsi bene col proprio corpo. Assolutamente sì, ricordiamoci che il pacchetto lo si può acquistare anche dai 39 ai 99 euro al mese, quindi da noi vengono anche persone con la pensione minima, ma riusciamo davvero a cambiargli la vita, perché Cristina ha 49 anni, se avesse affrontato la menopausa con questi 28 kg di più, il rischio è davvero che ne avrebbe potuti prendere altri 20. Mm-hmm. Io ho tante donne che quando vengono in consulenza scoppiano a piangere perché mi dicono: io non è possibile, continuo a mettere peso. Mi ricordo di una mia paziente che mi disse: ho mangiato una pizza e peso 3 kg di più, com'è possibile? Io lì gli ho fatto capire che sono sbalzi metabolici, e grazie al fatto che vengono da noi riusciamo a capire cosa a livello intestinale gli va a bloccare il metabolismo. Lei ovviamente, dobbiamo sottolinearlo, ma glielo disse anche la nutrizionista, 5 kg è una cosa eccezionale. La media di questa alimentazione, che è famosa, lo studio metabolico dei cibi, insomma, fa venire persone da tutta Italia, è 2 o 3 kg. Lei probabilmente era piena d'acqua, e comunque averla drenata vuol dire averle pulito fegato e reni, che via via poi in 2 mesi infatti le hanno dato 10 kg, oggi siamo a 28, continua a perdere a livello di volume, e a me piace portare i pazienti che possono, mano a mano che dimagriscono, perché togliamo lo scetticismo di chi non ci crede, insomma, perché spesso le persone non ci credono. Tu ci conosci oramai da 17 anni, ma a volte io magari al bar con qualcuno mi dice: ma io rimango scettico. Sono tutte cavolate. Cosa rispondi a chi ti accusa, insomma, di andare su YouTube e vedere quante... Di non dire la verità. Quante pazienti, e soprattutto Vivere Snella è l'unica che ha un curriculum vita di così tanti successi, dalla persona anziana di 90 anni, dal bambino di 9 anni, da Luca Cuscito, che era dichiarato un invalido al 100%, pesava 120 kg su 1,45 m, Roberto Stampa, insomma, se Cristina è qui per dire funziona. Sì, funziona, e voglio dirlo a tutti di provarci, e sicuramente sarà un successo, quindi
ovviamente ci vuole costanza, perché questo è stata secondo me anche la mia chiave, oltre a essere supportata dallo staff. E quello è importante, perché va bene la costanza, però se non hai il sostegno... Sì, perché magari chiedi un consiglio, c'è qualcosa che non va, non ti senti bene una giornata, qualcosa non funziona. Loro sono lì per questo e quindi basta alzare il telefono, li chiami, sono sempre disponibili, per cui non c'è un rapporto di fiducia reciproca. Hai mai patito perché... con lo studio metabolico? No, io non ho mai patito la fame, quindi ecco per questo che è fattibile per tutti. Mm-hmm. Cioè anch'io mangiavo prima. Non è che, quindi non ho patito la fame, ecco perché dove magari potrebbe nascere un scetticismo iniziale, cioè, se devo patire la fame non ci proverò mai, invece no, cioè, secondo me devono mangiare provarci di e tutto senza pesare, poi senza... ovvio c'è il giorno di svago, perché un giorno di libertà, certo, è concesso, certo, a tutti, però il nostro corpo già capisce, sa come reagire, Lorena, perché vivi un po' di rendita. Ma non solo, puoi mangiare tutto, ma a volte sono proprio gli abbinamenti che le dottoresse riescono, soprattutto su di lei, sono stati proprio come abbinare i cibi, cioè a volte fanno la giornata tipo e il paziente si accorge che dimagrisce. Io ho perso 5 kg togliendo le verdure, ai tempi già l'avevo scoperto, sulle verdure lesse ai tempi del Covid, ma adesso in un mese mangio tutti i giorni i carboidrati, sì, con le proteine, le verdure le ho limitate in una maniera incredibile e quando ho provato a reinserire, per esempio una sera ho fatto carote con il riso, io il giorno dopo carote ero... cotte? No, crude alla julienne, io il giorno dopo ero a 400 grammi in caspita. Più. Ho chiamato la biologa e ho detto ma veramente complimenti, perché io mangiavo tanta di quella verdura che non vi dico, ero quasi dipendente dalla verdura e adesso invece il carboidrato mi appaga, ho l'addome più sgonfio perché probabilmente sono una di quelle che non ha un enzima che le permette di metabolizzare la cellulosa e quindi mi fermentava nell'intestino, rivestiva il bolo del cibo e io anziché eliminarlo assimilavo. Ma come me, ti ricordi quella paziente che disse come rimetto l'aceto prendo 2 kg? Cioè ci sono davvero casi eccezionali, ma se ci mandano in onda Paolo Foschino rimaniamo tutti a bocca aperta. Lui è rinato anche sotto la sfera intima, sessuale. Allora andiamo ad ascoltare la testimonianza di Paolo Foschino. Sono Paolo Foschino, 58 anni. Ho perso 50 kg in 8 mesi e nei primi 4 mesi ne ho persi 38. Sono passati 4 anni e mantengo il mio peso forma. Ho acquisito una grande energia, un grande vigore grazie a questa dieta dimagrante, un'energia fisica e sessuale che avevo dimenticato da tantissimi anni. Faccio tra le 3 e le 4 ore di palestra al giorno, sono passato a non riuscire a salire una rampa di scale a correre in salita. Non posso nient'altro che ringraziare questo centro di quello che ha fatto sul mio corpo. Possiamo dire, Lorena, che hai regalato 10 anni in più di vita a Paolo? Sì, e soprattutto quando dottori magari dicono che questi dimagrimenti così repentini non vanno bene, io dico che sono sempre casi eccezionali ovviamente, però noi non abbiamo mai avuto in 23 anni oramai di attività nessun problema di salute, anzi ci sono a volte dei casi dove addirittura ci portano gli esami che stanno talmente bene, ci mandano i complimenti proprio i dottori, da chi soffre di fegato grasso, mm-hmm, il colesterolo che va a posto, cioè ricordiamo... Io, anche a me anche è successa questa cosa. Per il cuore? Sì, no, per gli esami, ah. Sì, ovviamente alla partenza si fa un quadro clinico, e i miei esami erano veramente... Erano sballati, in sì, che cosa? Sì, il trigliceridi, come diceva Lorena, quindi il fegato, il colesterolo, e dopo pochi mesi ora è tutto rientrato abbondantemente nel range, quindi perfetto. È vero, io condivido con quello che ha detto, perché anch'io mi sento tanto energica e tanto, anch'io non riuscivo a fare un rampa di scale, mm-hmm, ma semplicemente nella quotidianità anche per andare in ufficio, adesso li faccio su e giù tranquillamente, senza, ma anche con dei pesi magari, cioè è veramente cambiato. Sei un'altra Cristina? Io sì, assolutamente sì.
Sì, 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 mi ma sento diversa. Ti ricordi quando hai fatto il primo drenaggio, quanto avevi perso? Sì, io avevo perso tantissimi liquidi, tanta acqua ed ero rimasta sbalordita dopo la prima. Perché ti misurano prima e dopo, prima no? Prima e dopo. Per vedere la differenza. Sì, si è vista, proprio avevo perso tanto liquidi, tanti, tanti, tanti. E te lo sentivi addosso? Sì, 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 ma poi ti senti purificata, cioè proprio si sente che nell'organismo non ci sono più tossine, lo senti. Tanto è magari vero non che me poi... sarei mai accorta, però poi quando vedi la differenza... la vedi prima vivi e questa... si vede anche qua la differenza soprattutto. Ma poi è passata a quelli a freddo che sono dei drenaggi davvero eccezionali perché accelerano il metabolismo, perché quando noi facciamo le giornate open day dove facciamo le giornate di talassoterapia ci viene proprio addirittura la tachicardia. Sono dei trattamenti che davvero funzionano. Quando noi abbiamo pazienti che hanno patologie, spesso pensate che facciamo dimagrire solo con i drenaggi a freddo. E ovviamente lo studio metabolico dei cibi, non ce n'è. Se siamo diventati così unici in Lombardia, se abbiamo un curriculum vita che, voglio dire, siamo gli unici che ha così tante, tante testimonianze, un perché c'è, questo metodo funziona ed è fondamentale capire che non siamo tutti uguali, quindi dobbiamo studiare che cosa ci può bloccare il metabolismo. Per me erano le verdure e io sono l'esempio umano, insomma, di quando è bastato togliere quello, ho perso 5 kg in un mese, adesso mangio tutti i giorni i carboidrati. Questo metodo funziona, voi avete tante metodiche, non sì, solo l'infrarosso, sì, per esempio, bendaggio, l'onda d'urto, il drenaggio. È un metodo eccezionale che si utilizza soprattutto sulla cellulite, quando c'è un prolasso sull'addome, l'LPG medicale, insomma, le tecnologie sono davvero tantissime. Tecnologia all'avanguardia. Assolutamente, vale la pena. Ripeto, dai 39 ai 99 euro al mese uno si cambia la vita e basta magari stare un po' attenti con la carne per poterselo pagare, regalarsi una vita, insomma, come sì, quella che dice sulla salute, Cristina. Insomma, bisogna investire sulla propria salute. Sì, sì, sì. Sì. Grazie a Cristina per essere stata qui con noi, grazie anche a Lorena. Grazie a proposito a di cambiamenti, state cambiando anche il vostro sito, un bel restyling. Sì, stiamo facendo un nuovo restyling perché, insomma, vivere snella vi accompagna nella vostra vittoria. Grazie Lorena, a presto, piccola pausa tra poco.